Queste intolleranze, queste allergie sono malattie moderne, non c'erano negli anni 70, c'erano altre malattie. Negli anni 70, con la fame nera, ma chi a tavola c'aveva il reflusso gastroesofageo? Dopo essersi mangiato un abbacchio, io mi ricordo tavolate al lago dei Casoli, lo pro sotto, quando è buono, brava doschie, senza pane, questi a cucetti, a me, uno dice, l'abbacchio, madonna, quando è fregne, sta pecora, questo è buono, brava doschie, assaggio lui, viva l'uvina, una cosa fina, è un rimedio, una medicina, a me questi non ci sta niente, non ci sta di bisulfite, questi in genero cazzo, ma gluvino, questi è buono, questa la sono fatti, questi vini fregne. Ah, andiamo! Sono portato da Migliano, questi voi le maffane! Per Masseri, anche lì, l'aeroporto P, questi l'aeroporto vuota! Andiamo! Una goccia a pedone! All'uccidere, dai una goccia di vino a un bambino! Oh no, ma questo è il cidro! E va buone! Lui ne ha fatto in quell'uno, succo di frutta! Che fanno i bambini? Vieni qua, nonna, fatemi un litro, canta insieme a nonna. Quando ero piccolo io, nessuno aveva il reflusso gastroesofageo. Dopo magnate di roba, sarcicce, spaghetti aglio olio, qualcuno che faceva un rutto, bram, tutti applaudivano. Perché non era da scostumare, brava, fatto posto, mo c'entra un'altra salsiccia, eh? Ha fatto lo posto, che trufa solo, della prima, questo è buono. Al massimo se c'era il rutto si dava la colpa ai peperoni, questi sono i peperoni, ma no, i peperoni sono leggeri e verdoni, ma dopo il caffè fa un po' acido. Va buoni, Iane, non fa niente. Quella che non strozza ingrassa. Alcuni poeti dicevano, no, chi no, quello non fa niente. Alcuni, c'è un nonno che era poeta, quando la bocca mangia lo culo rende, posso io ammazzare le medicine e chi le vende? A causa dei ritmi moderni sono aumentate coliti, gastriti, gastroenteriti e le sindromi da intestino pigro e irritabile. Noi oggi moderni abbiamo l'intestino pigro e irritabile, l'intestino che non sappiamo bene dove sta, perché sappiamo che sta in zona, ma dove sta precisamente non lo sappiamo. Sta lì, al buio, lavora in nero, vede passare, quindi non si accaparra il cibo, non lo digerisce perché digerisce il fegato, sta là, senza fare un cazzo, e glielo da pure il culo, che è irritabile. Ha intestino, ma prendi il reddito di cittadinanza, ma che vuoi da me? Siamo fragili, siamo moderni, siamo nel benessere, ma siamo fragili, il nostro organismo patisce di più.